Martedì 29 agosto, buongiorno a tutti i nostri telespettatori e bentrovati all'appuntamento del mattino, la prima diretta di oggi dedicata come ogni giorno alla rassegna stampa. E noi siamo pronti per scorrere assieme a voi le prime pagine dei quotidiani nazionali, poi la stampa locale, il focus sullo sport. Andremo a rivedere anche le immagini della partita di ieri tra Salernitana e Udinese, ma come sempre procediamo con ordine. Allora, subito le prime pagine dei quotidiani nazionali con il dibattito sulla manovra di bilancio in apertura di buona parte dei quotidiani nazionali. Questo è il Corriere della Sera e questo è il titolo: Manovra, avviso agli alleati. Meloni, niente sprechi e avanti sul piano migranti, poi annuncia vado a Caivano. L'asse tra la Premier e Giorgetti sulla legge di bilancio, poche risorse vanno spese al meglio. Queste le parole della Premier. Andiamo a vedere anche le altre notizie. C'è il maltempo in primo piano, neve, venti, nubifragi, l'Italia del clima estremo. Danni al nord, una frana ferma i treni da e per la Francia, resta l'allerta anche in Friuli Venezia Giulia, come vi abbiamo raccontato ieri nei nostri telegiornali. In questa ondata di maltempo è stata più che altro la pioggia a creare qualche disagio e qualche danno, in particolare nel capoluogo regionale. Poi andremo a vedere anche qui le immagini. Dalla prima del Corriere andiamo adesso su Repubblica. L'autunno del rigore, titola Repubblica, i piani per la manovra. Meloni agli alleati dice tagli agli sprechi, scelte politiche sugli interventi, priorità a cuneo fiscale e natalità. Subito le riforme, caccia ai fondi, Giorgetti non esclude nuove privatizzazioni, l'ipotesi di ridurre ancora la rivalutazione delle pensioni. E poi Crosetto che dice sul patto di stabilità l'Europa non può tornare al passato. Sulla prima pagina di Repubblica vediamo anche il dibattito sulla questione migranti. Palazzo Chigi chiede più coesione tra i ministeri dopo gli attacchi di Salvini. A centro pagina una fotonotizia: Francia in classe vietata l'abaya, la tunica di moda tra le musulmane. Andiamo anche sulla prima pagina della Stampa e vediamo anche qui in apertura il tema pensioni. Il governo rinvia quota 41. La Premier nel Consiglio dei Ministri striglia i ministri su manovra e migranti. Rete TIM, c'è il via libera all'ingresso del Tesoro. De Caro attacca Fitto, ora ci spieghi perché tolgono i fondi del recovery soltanto ai comuni. Questa è l'apertura della Stampa di oggi e poi vediamo a centropagina due foto, notizie che ci portano a parlare da un lato del nuovo CT dell'Arabia, Mancini. La Stampa titola Il prezzo di un CT e poi il rider Coraggio in bici nella tempesta per consegnare il cibo. Dalla Stampa andiamo adesso sull'identità, si sta come d'autunno, titola l'identità in apertura. Dopo la stangata estiva arriva settembre tra guai finanziari, tassi alti e una manovra con pochi soldi. Il caldo se ne va prima e lascia l'Italia vittima di un'ennesima ondata di maltempo, mentre i partiti già litigano in vista della campagna per le europee. Racconto poco poetico della caducità del paese. Questo è il titolo di apertura dell'identità che adesso chiudiamo per andare a vedere il manifesto. Servizio segreto. Andiamo a vedere perché questo titolo con la foto del ministro Tajani. Incontro segreto in Italia tra i due nemici storici, Israele e Libia. Ma Tel Aviv rivela tutto e fa scoppiare il caos. Tripoli brucia di protesta, Biden è furioso. Il ministro degli esteri italiani ne esce a pezzi. Si è fatto beffare da uno dei suoi migliori alleati e non ha ancora capito la Libia.
Vediamo anche la prima pagina del giornale. Il ritorno dello Stato, scrive il giornale. Allarme e stupri nel primo Consiglio dei Ministri dopo le vacanze. Meloni annuncia la visita a Caivano dopo le violenze. Niente passerelle, riportiamo la sicurezza. Via al piano antibranco. E la sinistra alimenta la protesta, scrive il giornale, a Napoli scontri per il reddito di cittadinanza. La verità guarda alla politica estera, nel titolo di apertura, Ucraina c'è aria di svolta, Zelensky ora vuole trattare, dopo centinaia di migliaia di morti e miliardi spesi. Intervista del presidente di Kiev che dice: per la Crimea è meglio una soluzione politica. E intanto chiede garanzie e fondi occidentali per le prossime elezioni. Il piano, ingresso accelerato nell'Unione Europea e accordo con la NATO. Andiamo anche sulla prima pagina di Libero. Il pizzino di Elkan alla Meloni, sui giornali di proprietà degli Agnelli, articoli pieni di luoghi comuni e attacchi al governo, dice Libero in apertura. Ancora sempre sulla stampa nazionale da Libero, passiamo al Fatto Quotidiano. Ammazzano il Sud, poi vanno ai funerali, intitola il Fatto. Destra asociale. Meloni è pronta ad andare a Caivano. E poi vediamo ancora vittima sacrificale, via il reddito, tagliati PNRR e lavori pubblici, meno 18 miliardi e mezzo, boom di migranti. Da Napoli a Catania protestano i senza reddito di cittadinanza, che dicono a Roma, andiamo a Roma. Chiudiamo anche il Fatto Quotidiano e vediamo il Gazzettino. Qui in apertura si ritorna sulla manovra, manovra senza sprechi. Nel primo Consiglio dei Ministri dopo le ferie, Meloni dà la linea, priorità a famiglie e imprese. Facciamo scelte politiche di rottura con il passato. Paghiamo ancora il disastro del superbonus, ha detto la Premier. E poi vediamo a centropagina, a Trieste, la questione migranti, Trieste al collasso, trasferite 200 persone. Il sindaco parla di un'invasione mai vista, interviene il Viminale che annuncia il trasferimento di circa 200 migranti, e Brugnaro, dice il governo cambi passo. E poi il maltempo a nord-est, piogge e frane. Evacuato un albergo a Passo Tre Croci nel territorio bellunese di Cortina d'Ampezzo, acqua alta eccezionale a Venezia. Dal Gazzettino andiamo adesso sul Sole 24 Ore. Caos export, chiuso il Frejus per la frana, KO il Brennero, Montebianco e il Gottardo. Il maltempo ha compromesso le vie di comunicazione nel nord Italia. Trasporti alluvioni, impatto anche sull'Austria della frana che ha colpito la valle della Maurienne. Stop ai treni ad alta velocità tra Italia e Francia, fermi i mezzi pesanti. Il 4 settembre chiuderà il traforo del Monte Bianco, già chiuso il Gottardo. E poi vediamo appunto i divieti imposti anche nei mesi passati dall'Austria per quanto riguarda la circolazione attraverso il Brennero. Divieti al Brennero, l'autotrasporto chiede i danni e una procedura di infrazione. A centropagina invece la nautica, 7 miliardi di ricavi e ordini fino al 2027. I cantieri, dice il Sole 24 Ore, battono la crisi. Si guarda all'appuntamento con il Salone di Genova dal 21 al 26 settembre. Chiudiamo anche il Sole 24 Ore. E spostiamo adesso la nostra attenzione sui quotidiani sportivi.
Gazzetta dello Sport, Tutto Sport e Corriere. Ecco qua le tre prime pagine. La Gazzetta dello Sport titola Inter C6. Questa è l'apertura, grande risposta a Milan e Napoli della squadra nerazzurra che ha battuto il Cagliari per 2-0, Dumfries Lautaro a segno, Cagliari battuto 2-0 senza nessun problema, brilla anche Thuram, ultimatum per Pavard, c'è tempo fino a oggi. Questa è l'apertura della Gazzetta. Nel taglio alto, per quanto riguarda il mercato, affare fatto Romelu a Roma, vi porto Lukaku in aereo con Friedkin pilota, arriva in prestito per un anno. Di spalla, carissimo Mancini, eccolo in Arabia, è il CT più pagato di ogni tempo. L'ex azzurro, 30 milioni all'anno per guidare la nazionale dell'Arabia. Ancora, andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, gigantesco, titola il Corriere dello Sport, apre quindi con l'arrivo di Lukaku a Roma. La Roma ha preso Lukaku, straordinario colpo dei Friedkin, tifosi giallorossi in festa. Oggi alle 17 il belga a Ciampino con un aereo guidato dal presidente Dan. Il centravanti si è tagliato lo stipendio per lasciare il Chelsea e volare da Mourinho, forse venerdì in panchina per la sfida con il Milan. E questa è l'apertura del Corriere dello Sport che nel taglio basso mette anche la notizia dello stop di 2 mesi per Di Bello. L'arbitro di Juve Bologna rientrerà dopo metà ottobre. Vertice AIA furiosi per quel rigore netto negato ai rossoblù. Sarà fermato anche Fornò, il VAR. Vediamo poi anche la prima pagina di Tutto Sport, Juve, ma ti fai dire Cherubi, titola Tutto Sport, solite accuse, solito silenzio, la rabbia dei tifosi. E poi vediamo anche qui nel taglio alto, Inter sempre Lautaro, Lukaku oggi a Roma e poi il mancio d'Arabia che dice qui si fa calcio. Chiudiamo anche Tutto Sport e andiamo adesso sui quotidiani locali, poi anche qui torneremo sulla Gazzetta per leggere assieme l'articolo dedicato alla partita di ieri tra Salernitana e Udinese, lo faremo tra poco, adesso andiamo a vedere le aperture di cronaca dei quotidiani locali con il Messaggero Veneto di Udine che apre sulla manovra di bilancio nazionale, famiglia e fisco. Nella manovra la Premier Meloni stop agli sprechi dopo il disastro Superbonus. Queste le parole della Premier. Ancora rimaniamo nel taglio alto per dare un'occhiata anche alle altre notizie. C'è una maxi opera al CERN firmata da Cimolai. E poi il congresso della Lega, Dreosto candidato unico e il granchio blu che arriva nei supermercati. La questione migranti di spalla con il ministro Piantedosi che ha annunciato il trasferimento di 200 migranti dal Friuli Venezia Giulia e poi il presidente della regione Fedriga che ieri è intervenuto su diversi temi, tra i quali anche il dibattito hotspot in regione. Gli hotspot sono una toppa, non una soluzione. Ha detto Fedriga, scusate, però preferisco un hotspot che allontani le persone da questo territorio rispetto all'accoglienza diffusa. Queste le parole del presidente della regione. A centro pagina, ecco la fotonotizia sportiva, Samardzic non basta, a Salerno pari e rimpianti. Di spalla invece vediamo riassunte tutte le altre notizie con il maltempo, montagna sferzata dal maltempo, frane e allagamenti. Poi a Udine un progetto, parliamo di rifiuti, un progetto con le isole ecologiche per i negozianti del centro, è proprio questa la notizia
che apre il fascicolo dedicato a Udine e Provincia, ecco l'incontro tra il vice sindaco Venanzi e i rappresentanti dei negozi del centro. Vertice sui rifiuti con i negozianti, l'ipotesi di cassonetti in centro, appunto oggetto di questo incontro, di questo tavolo. Tornando in prima pagina, vediamo a San Giorgio di Nogaro, per la cronaca, ruba in chiesa, preso grazie alle telecamere. E poi ancora a Codroipo, nella zona di Codroipo, automobile fuori strada, conducente ubriaco e con patente già ritirata. Nel taglio basso il ricordo dei due finanzieri caduti mentre stavano scalando una parete del Mangart, fiori e un cordino, omaggio ai finanzieri morti sul Mangart. Ecco qua la foto dell'omaggio lasciato proprio sulla montagna. Andiamo anche sull'edizione di Pordenone dello stesso quotidiano. Vediamo sempre il Messaggero Veneto, vediamo in apertura le stesse notizie. Allora andiamo di spalla, dove invece troviamo le notizie dal Pordenonese con le case popolari riqualificate grazie al superbonus. E poi il mondo del lavoro, accordi disdetti verso lo sciopero alla Savio. A 83 anni scopre con il DNA chi era la madre naturale. E poi è morsa da un pitbull mentre difende il suo cagnolino, è successo a Fiume Veneto. Nel taglio basso una storia, la storia di un imprenditore diventato medico all'età di 65 anni. Vito Fantin eserciterà in montagna, ci racconta il Messaggero Veneto in questo articolo. Cambiamo quotidiano, andiamo sul Gazzettino, il dorso del Friuli, in apertura le parole di Fedriga sulla gestione del fenomeno migranti. L'hotspot è necessario, dice Fedriga. Il presidente della regione apre all'ipotesi di un centro per la prima accoglienza, ma spiega si tratta di una toppa. La situazione continua a farsi sempre più complicata per gli arrivi. Fratelli d'Italia si fa avanti e dice serve un confronto prima che sia tardi. E poi vediamo da Trieste il sindaco di Piazza che dice il centro. Fatelo in Friuli, il centro di accoglienza dei migranti. Ancora frane e allagamenti, danni in montagna e strade interrotte. L'ondata di maltempo si è abbattuta soprattutto in quota, primi problemi. E poi per la cronaca, schianto in Carnia con due feriti, uno è grave. A proposito di maltempo, questa fotonotizia ci riporta indietro di 20 anni al 2023 con l'alluvione che ha devastato la Val Canale, il Canale del Ferro. Val Canale, 20 anni dopo la tragedia e la rinascita. Ci furono anche due vittime a seguito di quell'ondata di maltempo. Era il 29 agosto del 2003. Di spalla l'Agenzia per l'Energia rimane senza soldi, la Regione ha tagliato i fondi, scrive il Gazzettino, e poi l'Alpe Adria sarà completa, sbloccati i cantieri per il completamento della ciclabile, in particolare nel tratto tra Moggio e Venzone. Nel taglio basso vediamo i richiami alle notizie sportive con l'Udinese e Pari, Sottil dice due punti lasciati per strada. Nel basket l'Old Wild West Clark protagonista, l'Old Wild West è tutta sulle sue spalle. E allora prima di addentrarci appunto nelle pagine sportive andiamo a vedere anche un'ultima prima pagina dei quotidiani locali, quella del piccolo di Trieste. Come dicevamo, in questa ondata di maltempo i danni principali si sono avuti proprio nel capoluogo regionale con una tempesta su Trieste, scrive il piccolo. Il centro va sott'acqua, pioggia torrenziale attorno all'ora di pranzo e raffiche a 120 km. Allora, difficoltà anche in porto. Allora andiamo a vedere il servizio realizzato dai colleghi di Trieste della redazione di Tele4 che ci raccontano appunto quanto accaduto in città ieri attorno all'ora di pranzo.
tempesta di pioggia e sciroccata, una combinazione ampiamente attesa con l'allerta meteo color arancione diramata dalla Protezione Civile, ma non per questo meno impressionante, specie per chi si è ritrovato a viverla o documentarla a due passi dal mare. In auto con il maltempo, entra acqua nonostante i finestrini chiusi perché risale dai pozzetti dei finestrini, una situazione incredibile. Siamo a Barcola, al porticciolo del Cedas, una vera e propria bomba d'acqua. Il primo temporale, poco dopo mezzogiorno, ha trasformato Viale Miramare in un fiume in piena, causando seri problemi a molti veicoli che non andavano più in moto a causa del vano motore invaso dall'acqua. Un pullman in panne davanti alla Canottieri Saturnia e anche un'auto. Poco più avanti rami e porzioni d'albero abbattute dal vento e finite in mezzo all'asse stradale, con ovvio pericolo per gli automobilisti. All'autostrada veri e propri gorghi d'acqua in risalita da tombini e caditoie, per cui era impossibile reggere l'imponente mole d'acqua caduta in pochi minuti. Consueto allagamento stile Camel Trophy al sottopasso ferroviario del cosiddetto Ponte di Ferro. Incolonnamento al sottopasso della ferrovia di Viale Miramare, perché evidentemente si è formato un lago e con l'auto non si passa. Poco più in alto, all'altezza del Faro della Vittoria, dove la mareggiata sulla costa attirava decine di curiosi con cellulare o macchina fotografica alla mano, altri danni agli scooter finiti irrimediabilmente ribaltati e a bagno sotto uno dei monumenti più noti della città della Bora. E non solo. Siamo sotto al Faro della Vittoria, queste sono le cascate d'acqua che scendono dal costone carsico e sulla destra un albero abbattuto dal vento di scirocco e finito così in mezzo alla strada. Queste dunque le immagini di quanto accaduto ieri a Trieste, un'ondata di maltempo, un'allerta maltempo che dovrebbe essere terminata. La giornata di oggi dovrebbe essere molto più tranquilla, stanto a quanto ci hanno raccontato ieri i previsori dell'Osmer ARPA. Siamo pronti per voltare pagina, vedete nel nostro monitor la pagina della Gazzetta dello Sport che ci racconta la gara di ieri tra Salernitana e Udinese finita 1-1. La Gazzetta titola: riecco Samardžić, numeri e gol del talento che doveva andare all'Inter. La Salernitana svolta con i nuovi acquisti, ma l'assist è di Candreva. Allora, mentre leggiamo le prime righe dell'articolo della Gazzetta dello Sport, possono partire anche le immagini, gli highlights della gara di ieri. L'Udinese va in fuga, Sousa la riprende con i cambi e Dia, scrive ancora la Gazzetta. Francesco Velluzzi inizia così il suo articolo: la Salernitana non ripete la partitona di Roma, ma l'Udinese non è quella brutta e maltrattata nel primo tempo della Juventus. Logico che il finale alla Recchi sia un pareggio 1-1 determinato dai colpi di classe e di genio dei talenti delle due squadre. Antonio Candreva che manda in gol il bomber rimasto, Dia con una pennellata d'autore, Lazar Samardžić che il gol invece lo segna sfruttando una torre di Lorenzo Lucca che Andrea Sottil manda in campo da titolare per la prima volta in A, perché Beto ha preso la strada dell'Inghilterra come merita. Sono le individualità a far la differenza in una partita che l'Udinese fa più sua nella prima parte, ma che è bruttina perché manca di ritmo e intensità. Questa l'analisi di Francesco Velluzzi sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda i voti, un 6 a entrambe le squadre, alla Salernitana e all'Udinese. Il migliore in campo, secondo
La Gazzetta dello Sport è stato Samardžić, 7 per lui, la sufficienza anche a quasi tutti i bianconeri, un 5,5 a Cabasele, un 5 a Ferreira, colpevole sul gol scavalcato dal passaggio di Candreva, scrive la Gazzetta dello Sport, 5,5 anche a Success, entra nel momento peggiore e non riesce a incidere. Questa è la pagina della Gazzetta dello Sport. Adesso cambiamo quotidiano, andiamo sui quotidiani locali, torniamo sulle pagine del Gazzettino e vediamo anche qui gli articoli che ci raccontano la gara di ieri e le parole di mister Sottil, che dice 2 punti persi. Il mister mastica amaro. Abbiamo subito un gol evitabile, dovevamo fare meglio in quella situazione. Ci è mancato un attaccante in grado di dettare la profondità e sul mercato rivela, mi aspetto, arrivi in tutti i reparti. Queste le parole di mister Sottil, ma adesso andiamo a sentire invece le parole del protagonista, di uno dei protagonisti della gara di ieri, l'autore del gol, Samardžić. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni al termine della partita. Sì, penso abbiamo giocato una partita molto bene. Iniziato il primo minuto molto bene fino alla fine. Dopo il nostro gol abbiamo un po' rischiato la partita, ma alla fine penso abbiamo giocato bene. Che soddisfazione ti dà questo gol? Perché lo sappiamo, le chiacchiere sono state tante, ma tu quanto ci tenevi a dimostrare di essere stato sempre qui con la testa e anche sul campo? Perché hai fatto un gol eccezionale, già con la Juve è entrato bene, quanto sei contento? Sì, sono molto contento perché voglio sempre aiutare la mia squadra. Sono concentrato qua in Udinese perché è mia squadra. No, penso solo la mentalità, perché sappiamo tutti che qua a Salerno è sempre una battaglia. Dopo il gol abbiamo, penso, solo difeso. Sì, questo è mancato un po' per giocare dopo come i primi 60 minuti, ma sì, era troppo. Andiamo a vedere anche le pagelle del Gazzettino. Lucca ha votato al sacrificio, Samardžić a intermittenza, 6,5 per entrambi dalle pagine del Gazzettino, dalle pagelle del Gazzettino, 6,5 anche a Silvestri. E poi cambiamo quotidiano, andiamo sul Messaggero Veneto, vediamo anche qui i titoli delle pagine sportive. L'apertura del fascicolo sportivo è questa: Udinese, pari e rimpianti, titola il Messaggero Veneto. Allora andiamo a prendere la singola pagina, così leggiamo meglio anche il sommario del titolo di apertura. I bianconeri sbloccano la gara con Samardžić, ma poi non riescono a chiuderla. Con un destro di Lovrić, la Salernitana piazza l'1-1 per poi tentare l'assalto finale. E le prime righe dell'articolo di Pietro Oleotto, che inizia così: vale 1 la prima partita del dopo Beto, un punto che muove la classifica, ma anche un gusto un po' amaro di cose perdute, tanto per metterci dentro il sapore di sale e di mare che si respirava anche ieri alla Recchi. Vediamo anche qui le pagelle del Messaggero Veneto: Lazar ritorno con gol, Perez errore decisivo, Ferreira è ordinato. Questa la sintesi, e poi vediamo i voti con un 7 per Samardžić, il migliore. Vediamo anche 6,5 per Silvestri, insufficienti Perez, Camara e Toven, e anche Ebosele secondo il Messaggero Veneto. Rimaniamo su questo quotidiano, voltiamo pagina e vediamo anche qui le parole di mister Sottil, che boccia solo il finale. Queste le parole del mister, andiamo a rileggerle nelle prime righe dell'articolo.
dovevamo stringere sul filtrante del gol che abbiamo subito. Adesso spero che Samardžić resti e mi aspetto degli arrivi. Queste le parole di Sottil nel dopo partita. Un ultimo passaggio veloce prima di salutarci sulle pagine dedicate al basket. Orgoglioso Monaldi in una parola, ecco la prima intervista da capitano per il playmaker dell'Old Wild West. Rappresentare la squadra e la città è un onore e siamo già un bel gruppo, ha detto il capitano della Pallacanestro Udine. E poi c'è tutta l'intervista che lascio a voi leggere, perché noi siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa. Diamo solo un'occhiata velocemente come sempre agli appuntamenti di questo martedì sul nostro canale, con l'informazione che ritorna come ogni giorno alle 12 e poi alle 16 sempre il TG Flash del pomeriggio, seguito dal telefilm Pacific Blue. Alle 17.45 pomeriggio calcio, dalle 19 la fascia informativa serale con il TG Sport, seguito dal TG Cronaca. Alle 19.55 una nuova diretta dedicata al basket, in questo caso Trieste contro Bulls Kapfenberg, una partita di pre-season. Questi gli appuntamenti principali ricordati nella nostra locandina. Non mi resta che lanciare le previsioni del tempo e augurare a tutti voi una buona giornata. Bentrovati amici di TV12, da Imparigi di Trebimete, un vortice di bassa pressione ancora attivo nella giornata di martedì sul Mar Ligure ed è responsabile di condizioni di marcata instabilità anche sul Friuli Venezia Giulia. Entriamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. I cieli saranno grigi coperti, forieri di precipitazioni. Saranno fenomeni a carattere sparso in graduale attenuazione nella seconda parte del giorno. Non si escludono locali pause asciutte con anche locali schiarite. Temperature diurne più contenute attorno ai 22-24 gradi, aria frizzantina nella notte e all'alba, come osserviamo, picchi di 16-17 gradi, non oltre. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Gorizia e Trieste. La situazione non cambia, i cieli saranno per lo più grigi coperti con precipitazioni sparse localmente di moderata o forte intensità. I fenomeni tenderanno comunque ad attenuarsi nel tardo pomeriggio sera. Le temperature diurne contenute non supereranno i 23-24 gradi, i valori minimi non supereranno i 20 gradi, aria dunque frizzante nella notte e all'alba. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendo sull'app di Trebimete oppure sul nostro sito web.